Eccoci qua, le prese con il fai da te, con il montaggio e la costruzione del cabinatino. Ecco, dovrò montare la schedona sulla base qui di questo legno, con dei distanziali, ma adesso ho tagliato dei piccoli distanziali per l'alimentatore, delle gambette da metterli sotto, per tenerla un po' sollevata, di modo che il cablaggio possa passare un po' sotto per recuperare un po' di spazio in lunghezza, ecco. Niente, adesso mi accingo a incollarli sulla base dell'alimentatore. Allora, innanzitutto volevo usare la colla a tallo, ma non solo, perché non è che tiene tantissimo. La colla a caldo volevo usarla solo in via provvisoria per far asciugare in realtà il Bostik, che sul legno incolla molto bene. Quindi metterei una punta di Bostik agli estremi, più o meno qua, lì dove ci sono le viti meglio di no. Dopodiché con la colla a caldo l'idea è quella appunto di mettere le gambette e tenerle ferme con la colla a caldo, in modo che il Bostik ha tutto il tempo di asciugare per un po' di ore. Ecco. Ah sì, come non detto, allora, perché ho il cavo un po' corto, sì, ma ne basta poca. Va bene, l'idea è questa qua, vediamo se mi riesce a farlo su tutti, poi lo metto in piedi così al tempo da asciugare. Va bene, dai, poi sono un po' tutto artigianale, sinceramente. Non sapevo se fare delle squadrette, però l'idea di collarlo, tanto deve tenere solo sollevato, ecco. Dopodiché lo avviterò l'alimentatore sul fondo, sul posteriore. Ok, procedo, procedo. Aspetto, come vedete, ho montato le gambette, la colla si asciugherà. Il Bostik, tanto tengono, il loro lavoro lo fanno. Adesso ho tagliato la tavola a misura per far stare la scheda. Ho preso la posizione dei fori per fissare la scheda. Adesso le buchiamo e gli monterò dei distanzialini sulla scheda. Dopodiché gli farò tutta, diciamo, con dei fori piccolini, tanto il legno è molto morbido. Dopo li allargo e dopo monterò tutta l'infrastruttura, non è che, diciamo, che intorno gli metterò tutti dei profili che avvito per robustire il fondo tutto intorno. E dopodiché monterò la scheda e a questo punto di fianco costruirò il resto. Io vado avanti. Adesso vediamo, pensavo di mettere utilizzare questi, non so, queste piccole colonnine in plastica o dei distanzialini in plastica, comunque isolanti, e ne ho un po', adesso scelgo che tipo usare. Procediamo fiduciosi. Allora, l'idea è questa: fondamentalmente, come vedete, ho fissato la scheda con le quattro colonnine plastiche, ho fissato questo listello, ne metterò altri tutto intorno, come vedete, fissati, incollati,
Per cui dopo lateralmente ci saranno fissate le due viti per parte, le paratie, quindi tutto il fondo verrà giù. Eventualmente, se serve, far manutenzione alla scheda, si può togliere dal fondo tranquillamente la scheda. E come vedete, l'alimentatore ha le sue gambette, appoggia sul fondo, ma appoggia solamente. Dopodiché, l'idea è quella di fissarlo posteriormente alla paratia, posteriormente con le sue quattro viti, e ci saranno le cave dove c'erano interruttore, rete e la ventola. Per cui in realtà l'alimentatore sarà fissato sulla paratia posteriore e sotto appoggerà solamente sulle sue gambette, di modo da non caricare troppo la paratia posteriore, perché è sottile il legno, come vedete. Anche se lo punto è, lo sto tutto irrobustendo la struttura con questi listelli di legno, per cui però così ho preferito che prendere dei legni troppo grossi, dei pannelli troppo grossi che rendevano pesante tutta la struttura, mentre così rimane molto più leggera, e l'irrobustimento lo danno questi listelli quadrati. Tra l'altro ne ho presi due rettangolari per fissare qua un pannello dove mettere poi il joystick e i pulsanti, di modo che questo pannello console che ci sarà qua, dopo qua ci sarà il monitor, sarà più robusto, ecco, quando si muove il joystick. Va bene, vado avanti, eh. Eccoci qua, ancora come vedete sono andato avanti un pochino, finito l'intelaiatura di rinforzo intorno, l'alimentatore con le sue gambette si è asciugato, quindi il passo successivo sarà quello di mettere praticamente qui tutte le altre asticelle e i pannelli, diciamo, completare. Espanderlo in altezza, diciamo. Io comunque ho ancora un po' di materiale, adesso non so se dovrò procurarmi ancora qualcosa. Come vedete, ho ancora il pezzo del pannello che ho tagliato via, ho ancora un po' di astine di rinforzo, e poi volevo farvi vedere. Scusate, per il rinforzo dove va montato poi il joystick, vedete là, ho preso queste altre astine che come spessore è uguale a questa, però è un po' più larga, quindi lo si può avvitare bene su questi supporti, come vedete in larghezza. Adesso vi faccio vedere, dovrebbe andare bene proprio da mettere sotto in corrispondenza, ok, e avvitarlo molto più robusto, quindi secondo me dovrebbe essere sufficiente, però vediamo, è tutto in evoluzione. Volevo farvi vedere una piccola chicca, mi sono un po' interrotto sui lavori stamattina perché finalmente hanno riaperto un po' qua a Milano dei mercatini e ho fatto un giro al mercatino delle Pulci e ho trovato questo. Matra 3006, già gli ho dato una pulita, l'ho aperto, c'erano un po' di ragni e ragnatele, però la scheda sembra messa bene, dietro ha due porte, e praticamente, non sapevo che esistesse, è un clone compatibile dell'Atari 2006, però assieme, ah, l'ho pagato una stupidata, volevo 25 euro, 15 euro me lo sono preso, e i mercatini bello quello. Si può trattare, ma l'ho preso soprattutto perché ho detto, anche se non va, la cosa interessante è che a Corredo insieme c'era questo joystick particolare dell'Atari con i due pulsanti laterali e la manettina, molto bello, tenuto bene. Ma quindi ho detto, anche se quello là non va, i 15 euro ne valgono comunque la pena solo per il joystick. Gli ho dato una pulita veloce anche a lui, sono
sembra in ottimo stato, ma andremo a provarlo. Anche il joystick lo si può, penso, utilizzare anche su Amiga, il Commodore 64. Va bene, per il momento è tutto. Io vado avanti questo weekend finché riesco. Ci aggiorniamo sull'arcade e il resto. Buona serata a tutti.